Buon pomeriggio, benvenuti a tutti. Oggi è il primo appuntamento di questo nuovo spazio di intrattenimento che abbiamo chiamato Belle Facce. Saranno protagonisti amici dello sport, dello spettacolo, della cultura, giornalisti e cercheremo di capire con loro alcune curiosità, alcuni aneddoti delle loro storie e capiremo con voi perché abbiamo ritenuto invitarli perché per noi sono delle belle facce. Oggi andremo alla scoperta della storia del logo e del nome di Libera. Libera è una storia di impegno di 25 anni, è una storia che nasce dopo il 92, dopo le stragi, con un'Italia ferita, arrabbiata, indignata, e quindi l'idea di Don Luigi Ciotti e delle persone che lavoravano con lui era di costruire una grande casa comune, plurale, libera, che potesse in qualche modo mettersi insieme e attraverso l'impegno educativo, di cittadinanza attiva, in qualche modo essere di contrasto al crimine organizzato. Un impegno di 25 anni che ha fatto quindi nel protagonismo della società civile il suo agire. Oggi scopriremo la storia di Libera, questo nome bellissimo, l'art director che ha ideato questo nome si chiama Elisabetta Ognibene. Tra poco sarà con noi e quindi scopriremo cosa c'è dietro questa parola, che è una parola di una storia, che è una parola, che è anche un aggettivo, libera. Libera da quando nasce ha sempre pensato un'Italia libera dalla corruzione, libera dalle mafie. Ma dietro questa immagine, c'è una storia, c'è un pensiero e tra poco con Elisabetta Ognibene andremo a scoprire e a raccontare tutte le curiosità del nome di Libera. Vi saluto i coordinamenti di Libera che ci stanno seguendo. Adesso aspettiamo che Elisabetta ci invii una richiesta per partecipare a questa diretta. Libera è una grande rete, ci sono 20 coordinamenti regionali, ci sono 83 coordinamenti provinciali, pensate ci sono 304 presidi, quindi è tantissime antenne sul territorio che hanno voglia di impegnarsi insieme perché la lotta alle mafie e alla corruzione si fa insieme, è un coordinamento di una società civile, e si fa insieme, si fa con le nostre scelte, si fa studiando, si fa formandoci e questo è un impegno quotidiano che noi portiamo avanti. Tra qualche istante con noi, Elisabetta. Vediamo se riesce a connettersi. E come vi dicevo, dentro la storia di Libera c'è il protagonismo di ognuno di noi, una storia di cittadinanza attiva, una storia di voglia di fare, di voglia di fare insieme. La grande forza di Libera è una forza plurale, è una forza fatta di tantissimi giovani, ma fatta anche di tantissime persone anche più adulte che con la loro esperienza ci aiutano a costruire quest'Italia del cambiamento. Adesso provo a ricontattare Elisabetta, magari le chiedo di mandarmi ancora una richiesta. Vediamo se riusciamo adesso ad averla con noi. Eccoci! Ci siamo. Benvenuta Elisabetta Ognibene, detta la Betta. È corretto? Esattamente, esattamente. Mi senti bene? Mi vedi? Ti sento bene, ti vedo, per noi, per me, per noi sei un volto familiare e stavo anticipando la nostra chiacchierata raccontando di quanto sia curiosa la nascita di questo Adesso ti nome. ho perso, non ti vedo. Mi vedi, Betta? Io ti vedo bene. Sì, io ti vedo bene, eri solo frizzata, improvvisamente frizzata. Improvvisamente Comunque sono frizzata. qua, ho
Ogni tanto forse siamo sovraccarichi. Sì, parliamo allora un po' di te. Tu sei la nostra art director, tu hai un curriculum importante, meraviglioso, sei stata 3 anni, hai lavorato con il tuo maestro Massimo Dolcini, che è il fondatore della grafica di pubblica utilità. Ma che cosa si intende? Dunque, guarda, mi fa piacere perché è anche un modo per ricordare Massimo, che oltre ad essere stato il mio maestro, è stato un mio grande amico. Da lui ho preso tante cose, oltre che alla grafica, anche delle cose che riguardano il mio stile di vita, per esempio la casa dove abito in campagna, l'amore per la campagna, per la ceramica, per il buon cibo, insomma, tante cose che poi magari più avanti ti racconto. Però la grafica di pubblica utilità è importante perché è stata fondata più o meno subito nel dopoguerra da un grande grafico che si chiamava Ade Steiner, e questo milanese, e questo grafico, per intenderci, è quello che ha disegnato alcuni tra i capisaldi della comunicazione, diciamo, sociale, attuale. Per dirti, il marchio Coop l'ha disegnato Albert Steiner, oppure alcune riviste del dopoguerra, un famosissimo poster sulla pace. Insomma, ha fatto delle cose fortissime, e in questo suo lavorare con il sociale ha in un qualche modo stabilito quello che si può definire un manifesto di idee portanti per quella che è la comunicazione pubblica, che si differenzia dalla comunicazione commerciale, cioè dalla pubblicità commerciale, semplicemente dal tono di voce, dalla qualità culturale dei contenuti, perché le tecniche che tu debba pubblicizzare una saponetta, o che tu debba pubblicizzare, non so, un servizio nuovo dell'ospedale maggiore di Bologna, le tecniche sono le medesime, per cui ci fanno i processi di produzione della creatività nello stesso modo. Semplicemente quello che è differente sostanzialmente è il tono di voce, è l'approccio con cui ti proponi. E comunque, di fatto, chi segue la comunicazione di pubblica utilità ha sostanzialmente lavora con l'informazione e non con la persuasione. Questa è l'altra differenza fondamentale. E a proposito di persone, tu per noi rappresenti tanto, perché credo che non sia stato facile. Libera è comunque una storia che nasce da un'Italia ferita, arrabbiata, indignata. Dentro Libera c'è il valore della memoria dei familiari delle vittime innocenti di mafia che sono stati uccisi. E come hai avuto, come è nata l'idea di riuscire, come dire, a destrutturare, no, l'immaginario delle mafie? Così violento, col sangue, le pistole, e in qualche modo a far nascere questo marchio che porta dentro poi una primavera di impegno. Dove, cioè, l'hai sognato? Stavi passeggiando, stavi mangiando? Da dove nasce il guizzo di dare il nome Sì. Sì, Libera? E raccontaci anche, perché Don Luigi Ciotti, che è il presidente di Libera, come ha accolto 25 anni fa la storia del nome? esatto. Infatti era il settembre del 1994. Io ero a Modena nella mia agenzia e ricevo una telefonata. In quel momento io, appunto, seguendo solo l'aspetto sociale della comunicazione, in mezzo al sociale c'è anche la politica, e quindi ho fatto tante campagne politiche, le campagne elettorali per sindaci, parlamentari, eccetera. E lavoravo in quel periodo molto con Luciano Violante, che era poco prima che diventasse presidente della Camera. E il suo assistente, mi chiamò dicendo: "Guarda, siamo qui con Giancarlo Caselli, con Luigi Ciotti, con altre persone, e stiamo cercando di mettere in piedi, tieni conto che eravamo alla vigilia delle grandi stragi di Palermo, per cui praticamente era un movimento che stava nascendo, sollecitato da alcune figure, appunto, importanti come Ciotti, Caselli e Violante, per stranamente tutti i torinesi,
non so come, e praticamente volevano mettere insieme un'antimafia sociale, cioè sostanzialmente mettere insieme associazioni, persone, entità del lavoro, del mondo del lavoro, della società civile che costituissero un contenitore per manifestare la contrarietà all'azione mafiosa, anche non solo affidarlo alle forze dell'ordine, alle istituzioni, ma alle persone, alla società civile. Quindi praticamente ci siamo messi al lavoro. Io e un copywriter per definire quello che poteva essere. E sono venute fuori una serie di ipotesi, di nomi, da l'Italia nel cuore, Vivi, contro mafie, insomma tante cose che poi fra l'altro sono state molto utilizzate poi nel tempo per Dopo. nessuno sappia niente come per il maiale. Allora praticamente la fortuna di quella operazione è stata la fretta, perché c'era stato comunque sollecitato questa cosa come sempre un po' in ritardo. Scusate, ma ci sono i cani, non so se interagiscono con la nostra Sono conversazione. d'accordo. Allora, praticamente l'aiuto maggiore è stato dato dalla fretta, dall'urgenza, perché questa prima telefonata era stata in settembre, o alla fine di settembre, e in dicembre bisognava presentare questa identità, questa nuova associazione. Quindi l'urgenza produce anche delle cose che si lasciano un po' andare, ci si lascia un po' andare nell'urgenza, nel senso che. Allora, abbiamo mandato questi primi lavori, queste prime bozze, e non sono piaciute, cioè c'erano delle cose che non Cioè, funzionavano, non Don Luigi ha convincevano. detto no? Esatto, Luigi ha cominciato a dire no, ma non va bene, questo va bene, questo è troppo melensa, questo è troppo contrarioso, insomma, bisognava ribattezzare qualche cosa. Nel rilavorare, in questo briefing di lavoro, è cominciato a venire fuori questo gesto anche un po' stizzito, un po' di contrarietà, come quando si gira per la strada, hai capito, e si fa un segno, un graffito su un muro o uno street art che dice questo muro è mio, no? E quindi questo gesto legato molto al senso di liberazione, inteso come il 25 aprile, cioè questo senso di riprendersi in mano le cose, la vita, ha portato a questa idea di libera. E tutto questo ha abbinato profondamente, ho preso con me lo vero strumento, i veri strumenti di lavoro sono questi, sono I dei gessetti gessetti. che sostanzialmente hanno aiutato questo pomeriggio di lavoro in forma decisiva. Per cui a un certo punto è venuta fuori questa scritta così, proprio di getto, di gessetto, di istinto, di azione, di movimento. È stata mandata ai nostri interlocutori che, avendo fretta, hanno detto sì, beh, carina, però insomma un po' ardita come cosa, cioè non era proprio nel linguaggio e nei toni normali della politica o di questo mondo istituzionale. Quindi subito l'hanno recepita anche quella con un pochettino di diffidenza, però hanno detto abbiamo fretta, vabbè, dai, facciamola andare così Nasce libera. e quindi è nata libera. Nasce libera, in questo nome meraviglioso di questa storia, che io lo ricordo ai ragazzi, che veramente poi è anche un aggettivo che ci fa piacere, no? Pensare all'Italia liberata, ma anche alle persone libere. E credo che sia stata una delle forze proprio del contrasto alle mafie della storia di Libera in questo, come dire, in questa primavera, in questo fiorire il valore dell'impegno di ognuno che deve essere però energia, deve essere vita, cioè da contrappasso noi rispondiamo a quella violenza con il nostro impegno, con i nostri sorrisi, con la nostra energia, con la nostra voglia di far sbocciare un'Italia del cambiamento. Esattamente, esattamente questo per un po' per caso, però sostanzialmente non tutto per caso, ecco, quindi c'è stata una buona parte di emozione, ma anche
semplici, ma non sono semplici, sono sempre le più complicate. Senti, tu sei il nostro art director, continui a seguire la nostra comunicazione, come anche l'ultimo manifesto che Libera insieme alla sua rete ha presentato Giusta Italia, però hai sempre detto che il vero art director di Libera è Luigi Ciotti. Ci vuoi Esattamente. raccontare qualche storiella, qualche aneddoto? Ma guarda, in realtà la cosa più che mi ha fatto proprio appassionare anche della persona, perché io sono una delle sue prime fan in assoluto, è stato il fatto che la prima campagna che io gli ho presentato, ho commesso, come commettono tutti i giovani grafici che si affacciano a Libera, è quello di interpretare Libera nell'aspetto oscuro, cioè della mafiosità, cioè dell'aspetto criminale della mafiosità. Per cui io avevo fatto un primo manifesto, me lo ricordo benissimo, prima o poi lo tirerò fuori, dove praticamente c'era una porzione, un dettaglio di un fumetto di Diabolik, dove c'era un cadavere con una pistola appoggiata e una mano con un gruppetto, una macchia di sangue di fianco. E avevo preso questa porzione ingrandita tantissimo, dove si evidenzia anche il retino tipografico del bianco e nero di un tempo, l'avevo tutto ricolorato, un po' un'operazione alla Lichtenstein, sai, questo Sì. autore che fa queste cose colorate prendendo delle porzioni di fumetto, esasperandole, ingrandendole. E quindi mi sembrava un'operazione da un punto di vista anche culturale avantissimo, cioè bellissima e fortissima, no? Come impatto. Appena gliela mostro, lui mi guarda e mi dice: "No, guarda, questa roba qua la puoi prendere, non fa niente, Cestinarla. non c'entra assolutamente niente con noi." Tant'è che a un certo punto io me lo sono anche scritto, nel senso che me lo leggo perché altrimenti non mi ricordo mai. La sua visione era destrutturare l'immaginario delle mafie, non richiami alla violenza e alla morte, ma una narrazione che raccontasse la vita, la speranza e la felicità. Questa è stata la sua Il analisi, cuore. la sua, diciamo, il suo briefing, come si farebbe in un'agenzia. E da lì è partito tutto. Da lì sono partiti fiori, frutti, seminatori, sole. Spighe, che poi credo nella grande forza di Libera, e approfitto per salutare i coordinamenti che ci stanno scrivendo da tutta Italia, è stata quella di trasformare il sentimento di un impegno civile, no? In un movimento di persone fatto veramente di ragazzi di ogni età e questa forza plurale, no? Come immagini una primavera di tanti colori che riescono a convivere insieme in un terreno che comunque ha la sua bellezza. E tu hai lavorato molto anche con i nostri giovani d'estate, quest'estate sarà un'estate diversa, ovviamente siamo in un periodo molto doloroso e faticoso per il nostro paese, quindi anche stiamo ragionando su tutti quelli che saranno gli impegni che Libera prenderà in una maniera diversa anche con i giovani per la prossima estate. Tu però hai fatto spesso delle esperienze durante i campi estivi di Libera con loro, nei campi di medio attivismo, giovani che sono spesso virtuali, spesso su queste piattaforme e sono anche però molto bombardati da tante immagini, no? Com'è possibile educare e aiutare i giovani a riconoscere il valore di un'immagine? Ah, beh, bella domanda, una bella domandona. Beh, intanto ne approfitto perché non ho seguito l'inizio, ma ti sei presentata tu, Lucilla, a proposito dei giovani di Campi? Scusatemi, anche oggi mi sono dimenticata di presentarmi. Io sono Lucilla, Allora ti presento Lucilla io. della famiglia di Libera, ecco. Ecco. E stiamo parlando, lo dico per le persone che ci stanno raggiungendo, quindi ogni tanto mi fa piacere di dirlo, con Elisabetta Ognibene, che è l'art director di Libera, che ha ideato il nome dentro cui, di questa casa comune. E io invece sto parlando con Lucilla, grande atleta e grande anima di Libera. Molto, 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 molto furba e molto cara come modi e anche come dedizione, come generosità nei confronti di Grazie. questa associazione. Allora, i ragazzi. Allora, è un bel casino, nel senso che questa cosa del mondo digitale e della velocità di espressione social determina alcune cose che sono estremamente sorprendenti e quindi meravigliose da un punto di vista della comunicazione,
ma altrettante che sono veramente sgradevoli, nel senso che c'è una diffusa ignoranza sulla qualità dell'immagine genericamente. E quindi quando va bene è perché c'è magari una certa attenzione nell'analizzare le cose che funzionano, che sono belle. Perché, per esempio, una cosa che io dico molto spesso ai ragazzi che fanno i nostri campi o nei campi del mediativismo che abbiamo fatto con Cosimo, che spero ci stia seguendo, con anche gli altri che ci hanno aiutato in questi anni, parlo di Marco Donatiello, per la fotografia, per i video, ci sono tanti, tanti settori in qualche modo coperti da vari amici che si occupano per lavoro di comunicazione, ma che hanno destinato una parte del loro tempo, delle loro estati, per dare una mano ai campi di libera. Però tornando al punto della sostanza, in tutte queste occasioni che ho, dico sempre di copiare molto qualcuno di bravo, perché copiando si destruttura il progetto di quella persona che ha affrontato quel problema, cioè nel senso che, per esempio, se io voglio fare delle belle fotografie, mi prendo i maestri della fotografia, me li guardo e cerco di replicare in un qualche modo quello che loro fanno. E questo vale per la grafica, vale per il videomaker, vale per il copywriter, cioè vale per tutti quelli che sono gli ambiti e i campi della comunicazione. Per cui se uno osserva molto e in un qualche modo cerca di copiare, perché non basta il talento, bisogna Educarlo. molto, molto educarsi all'utilizzo delle parole, dei segni, delle immagini. E quindi quello che succede è che in rete, appunto, succede un po' di tutto, per cui ci sono delle cose che funzionano e delle cose che sono veramente brutte, basse, la bassura. Ed è anche un altro problema che c'è nei confronti, per esempio, del nostro tessuto associativo. Per esempio, anche quest'anno, quando dovevamo fare il 21 marzo a Palermo, io ricordo perfettamente che forse ci sta seguendo, non so se ci sta seguendo, saluto Eliana da Palermo. Praticamente lei mi scrisse dicendo: come facciamo ad organizzare i vari territori perché possano dare una comunicazione corretta graficamente, visivamente, per le iniziative che svolgono in ognuno dei posti. E allora io ho cercato di semplificare al massimo e di dargli un format da replicare e da riprodurre. Succede questo, siamo Perché tu adesso lo raccontiamo perché c'è anche qualcosa di te che vogliamo scoprire, perché tu vivi, forse in questo periodo è stato anche, come dire, più, come dire, meno doloroso per te, perché tu vivi in un posto bellissimo, una specie di casa comune. Sì, esatto, una specie di casa comune, che adesso sembra una cosa molto legata all'enciclica di Francesco, però in realtà, Laudato sì, in realtà no, è una cosa un po' più legata all'epoca degli anni 70-80, nel senso che siamo tre storici amici che abbiamo comprato un casale di campagna e abbiamo creato ognuno il suo appartamento col suo contratto con la Enel, cioè tutto regolare. Però è una sorta di cooperativa, come la chiamo io, di una comunità, una mini comunità che ha anche una forma di solidarietà molto familiare, cioè in qualche modo questa è anche famiglia per Quindi certi avete versi. degli Quindi spazi di condivisione. sì, parti di condivisione, animali che curiamo insieme, un orto che curiamo insieme, dove ci sono un po' di cipollotti, pomodori, tutte cose, come si dice in Sicilia. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, e se avete qualche domanda, ecco, Sara ci chiede: la scelta dei colori del logo ha un significato particolare? Ciao Sara. Sì, sono colori tutti appunto solari, cioè comunque legati alla tonalità dal giallo al rosso, quindi c'è un magenta puro, un arancione e un giallo puro.
E sono tutti solari o comunque colori di vivacità e di visibilità buona su un campo nero che è una lavagna. Per me quel campo nero, quel riquadro, è una lavagna sul quale intervenire con i gessetti in modo visibile. Quindi ovviamente ogni scelta, ogni cosa è giustamente pensata, poi l'artista ha quel guizzo per cui trova, come dire, no, quella luce. E tu sei anche molto legata, l'hai accennato, questo 21 marzo, anche nell'immagine del 21 marzo di questo mare che racconta tante storie. E tu sei legata non soltanto a Modena, ma anche alla Sicilia. Cos'è il mare per te? Perché in fondo il mare è qualcosa, ognuno ha il suo mare, no? A volte uno dice il mare dentro perché ti dà questo senso di orizzonte. Qual è il tuo orizzonte? Qual è il tuo mare? Il mare è la Sicilia per me, non c'è ombra di dubbio, nel senso che è assolutamente la mia seconda terra, è un posto dove ho deciso di passare gran parte della mia vita e spero in futuro di passarcene ancora di più. Ed è un luogo che per sapori, colori, persone, qualità delle relazioni, è assolutamente Un paradiso. al paradiso, C'è tantissimo, tantissimo. una domanda per te, ci chiedono qual è stata la campagna grafica più difficile da realizzare. Per libera o Per per Libera, credo per Libera, libera? credo per Libera. Per libera, ma diciamo che c'è sempre una modalità di lavoro che me le rende quasi sempre poi facili, perché mi spiego meglio, nel senso che il primo input mi arriva e poi dopo c'ho sempre questo art director senior che mi deve valutare. Per cui questo elemento mi produce che cosa? Che anche se delle volte ho difficoltà, comunque butto lì qualcosa e questo qualcosa mi viene poi restituito immediatamente dopo con delle sollecitazioni che vanno Sì, a nutrirlo. ad amplificare e a risolvere i problemi. Per cui non ho particolari ostilità o qualche momento di ostilità particolare, non ricordo. Gli amici di Binari del gruppo Abelli, che salutiamo, ci chiedono se l'amore per la Sicilia è nato grazie a Libera o lo avevi già prima? No, è successo grazie a delle amicizie che avevano delle parentele in Sicilia, e da lì è nata un'amicizia sulle amicizie ed è nata per questo, non per Libera, è nata per ragioni interpersonali mie. Allora, siamo in una fase 2. Anche se Libera ci ha dato dentro, perché le relazioni di Libera in Sicilia sono tra le più sanguigne, le più divertenti, le più stimolanti e generose che ci sono, perché le persone da Lillo Gangi a Salvatore Inguì, Chiara monumenti. Anatoli, sì, infatti mandiamo con questa nostra Chiara, prima diretta, perché il 21 marzo, come potete Eliana, immaginare, Chiara. per l'emergenza sanitaria del coronavirus, non abbiamo potuto ovviamente svolgere il 21 marzo lì a Palermo, c'era stato e c'è quotidianamente, ma c'era stato ancora di più un grande lavoro della rete del coordinamento di Libera Sicilia e Libera Palermo, ma noi torneremo a Carmelo. Palermo, ci siamo col cuore, ma torneremo ovviamente a Palermo poi il prossimo anno, quindi gli mandiamo un abbraccio, salutando tutti, da Libero a tutti veramente, c'è questa grande bellezza nel riconoscersi dentro questa grandissima famiglia, questa rete di Libera, di essere sempre comunque collegati e connessi, ecco, lo stesso orizzonte. Siamo in una fase 2 di ripartenza, anche se tu hai potuto godere della bellezza della primavera nella tua casa. Ma ti sei concessa qualcosa, non so, un caffè al bar, anche take away ieri, qualcosa che hai fatto che prima non si poteva fare? Sì, mi sono concesso un caffè in un bar dove me l'hanno portato a distanza, però è l'unica cosa che ho fatto, perché per la verità, in realtà non,
ho avuto anche un po' paura, ti dirò, uscire nella fase 3. Ho avuto un attimo di imbarazzo perché veramente 2 mesi sono tanta roba, cioè è una roba che è faticosissima da interpretare perché ti abitui a una dimensione di proibito che diventa quasi imbarazzante per certi versi. Però credo che mi riabituerò velocemente. L'unica notizia brutta che ho ricevuto qualche istante fa è che Ryanair ha cancellato il mio volo del 28, del 26 di maggio. E quindi adesso mi leggerò l'email e capirò se me lo. Posticiperai, è un momento dove dobbiamo in questo, come diciamo nello sport, lo sport insegna anche a stare in panchina. In questo momento il paese sta ripartendo per scendere in campo insieme. Ogni tanto dobbiamo purtroppo calibrare anche i nostri desideri. Quindi in Sicilia sicuramente andrai, magari non a maggio, chissà, forse a giugno. Prima di Giusto. salutarci, però c'è un'altra domanda, una domanda importante. Lucilla La Rossa, sapevo di essere una birra, non rossa, ma ti ringrazio di questo omaggio. Questa è veramente una sorpresa, anche un po' Penso alcolico. di farmi un bicchiere di birra per concludere questa conversazione e quindi fare Lo facciamo un brindisi. come si è fatti in questi 2 mesi, cioè dove il sabato e la domenica si organizzavano degli aperitivi con Zoom, Virtuali. con Skype, con gli amici o siciliani o bolognesi o quel che Sì, in questo siamo, questa è stata la bellezza di un paese che è riuscito a restare connesso e forse anche alcune di queste abitudini nate dentro un momento sicuramente faticoso, però potremmo poi portarcele nel ritorno alla normalità. Anche, credo che questo sia ovviamente una cosa importante su cui riflettere. La domanda è questa, che è una domanda importante. Secondo te qual è la responsabilità della grafica per creare narrative positive in politica e nella società? Cioè, quanto conta la grafica? tanto, tantissimo, ma non solo la grafica, il design, che significa progetto, e quindi significa che tutto quello che ci circonda è progettato, perché c'è il visual designer, c'è l'industrial designer, c'è il fashion designer, c'è tutto quello che noi utilizziamo, dalla bicicletta al libro a questo bicchiere, è progettato, è disegnato, e quindi questo sottobosco della progettazione e quindi anche della comunicazione grafica è assolutamente importante. Tutto, Importante. tutto anche l'interfaccia che stiamo usando, cioè io adesso ho un telefonino che ha dei font particolari, ha un'interfaccia grafica particolare, le emoticon vengono progettate, cioè dietro a tutto quello che stiamo facendo c'è una progettazione. E questo è sempre stato fondamentale, oltre che adesso diventare ancora più importante, perché c'è bisogno di seguire con grande attenzione anche solo la segnaletica stradale dei prossimi decenni sarà cambiata, cambierà, perché ci dovrà dare delle informazioni diverse per come muoverci e come organizzare la nostra, nuova modalità di socialità. Allora, a tra pochissimo virtualmente per il nostro bicchiere di birra. Voglio ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito. Purtroppo non riusciamo a, come dire, rispondere a tutte le domande perché questo format abbiamo deciso di tenerlo dentro una mezz'ora di chiacchierata. Ringrazio ovviamente Elisabetta Ognibene. Potrete rivedere il video sulla pagina di Libera Facebook da domani. E vi sveliamo adesso quale sarà il prossimo protagonista dell'appuntamento di giovedì 14 maggio alle 17:30. La nostra bella faccia sarà un attore, un bravissimo attore romano. Si chiama Francesco Montanari. Molti lo conoscono per aver interpretato il libanese, il romanzo criminale, e anche nella fiction Il cacciatore su Rai 2. Quindi avremo modo di conoscerlo un po' di più, di chiacchierare con lui, quindi non vi perdete il prossimo appuntamento per la nostra seconda bella faccia e quindi ringrazio tanto te, Betta, e del tuo impegno, continui a camminare con noi e di questo ti ringraziamo. Ringrazio tutti voi e tu in particolare perché sei stata Ma bravissima. chiudiamo, chiudiamo, chiudiamo. Allora, un appuntamento con le nostre belle facce, ma soprattutto con le vostre belle facce. A giovedì prossimo. Ciao. A giovedì, ciao.